Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda Sephora, perché c'era una promozione per quanto riguarda le gold, credo che sia soltanto per le gold, dove c'era un pacco in regalo, quindi se facevate un ordine, le prime, non mi ricordo quanti erano, le prime 1000 qualcosa, c'era in regalo una box dove c'erano delle mini size di alcuni brand, diciamo, particolari. La cosa che mi piaceva di più qual era? Che per quanto riguarda Sephora normale, cioè tutti i prodotti di Sephora, erano tutti prodotti scontati, anche i brand quelli più particolari e prestigiosi. E quindi ho dovuto assolutamente fare l'ordine. Allora, per prima cosa vi faccio vedere i campioncini. Buttiamola così, perché le altre cose sono molto più succose. Allora, per quanto riguarda i campioncini, abbiamo questo cofanetto per quanto riguarda i Saint Laurent, dove c'è un fluido idratante. E poi abbiamo un rossetto, una tinta labbra, sempre ovviamente di Yves Saint Laurent. E la prima era questa. Poi c'era un campioncino del bifasico di Sephora, questo è ottimo. Questa è la seconda volta già che lo ricevo in regalo ed è ottimo. Poi una mini size di The Origins, che è una... refiller, una crema for eyes, quindi una crema per gli occhi, uno shooting gel, poi la leggerò meglio e vedrò cosa è, ma una mini crema. Poi abbiamo un'altra, e vai, questa è la terza, della Soy Face Cleanser della Fresh, questa è una marca abbastanza costosa. Vabbè, poi leggiamo, vediamo cos'è, dovrebbe essere uguale a quella che ho io, quindi di questa qui. Poi, oh che carino, non ci avevo fatto caso, il mini rossetto di che è una tinta labbra di Sephora, questa è ottima. Quella che ho regalato è stata ben voluta dalla persona che l'ha ricevuto, quindi ottimo. Poi abbiamo un Estée Lauder Advanced Night Repair, questo prodotto mi sta perseguitando, anche questo mini ve lo voglio far vedere perché è troppo carino, perché sono delle mini taglie, quindi sono molto carine, guardate qua, cioè è stupendo. Poi una cartolina per sapere i prodotti. Il Moisture Surge Everything Mask della Clinique, ed è questa, ed è una maschera idratante da notte, privo di profumo al 100%, posso provare, è una maschera da notte, quindi una crema che potete tenere tutta la sera. E poi c'è una chicca, veramente una chicca, che è Chloé, ed è il profumo, cioè guardate se non è una sciccheria. Questo lo regalo alla mia migliore amica, perché lei fa uso di campioncini, perché sono la sua fissazione, i campioncini. Infatti tutti i campioncini che io trovo di profumi li vuole lei, perché lei li deve provare. E questa è una boccettina veramente molto bella. Sentiamo. Il profumo è anche buono. Sì, buono. E quindi lei ne sarà veramente felicissima di questa boccettina. E questo per quanto riguarda la box di Sephora che c'era in regalo. Erano nei primi 1000, una cosa del genere. Ma io cosa ho fatto? Avevo fatto quest'ordine... l'avevo fatto nel pomeriggio, avevo sistemato il carrello e tutto, così quando ritornavo a casa alle 8, tic tic tic, ho aggiornato la pagina e niente, la terza volta ho aggiornato la pagina e mi ha dato tutto il carrello scontato, e quindi boom, ho fatto subito l'ordine e vai.
Perché questo? Perché c'erano gli sconti nei brand che di norma non scontavano. E quindi cosa ho preso mai? Cosa ho preso mai? Ho preso un sacco di prodotti. Allora, per prima cosa vi faccio vedere i due di ogni brand. Facciamo così perché sì, parliamo di ogni brand. Allora, per prima cosa ho preso dei prodottini per quanto riguarda Dior e ho preso il Forever Skin Corrector. Spero di aver azzeccato il colore, anche se ho le mie perplessità, ma lo volevo prendere assolutamente. Ho guardato un sacco di cose, ma non riuscivo proprio. E ho preso On 0N, non è On, è 0N, non so se si legge, è 0N. Eccolo qua, ed è il Forever Skin Corrector nella colorazione neutral. Ed è questo che utilizzerò per le occhiaie. Spero di trovarmi bene, sinceramente, perché mi piaceva troppo. E questo è il primo. Poi ero molto curiosa di provare i prodotti di Dior Backstage. Siccome nello store dove vado io non c'è il Dior Backstage, e quindi l'ho dovuto prendere online. Ho preso il Face and Body Primer, sempre di Dior ovviamente. Ho preso la combo direttamente perché l'Alizi me ne ha parlato benissimo e quindi l'ho voluto prendere. Quindi ho preso il primer della Dior. Si vede? Il primer della Dior Universal, c'è scritto. E poi ho preso il fondotinta ed è il Face and Body Foundation nella colorazione 1N, perché in base alle colorazioni che io vedevo, in base a quelle che io avevo, sinceramente mi è sembrata l'ideale. Ora così non saprei, ovviamente la devo provare e vi farò sapere. In caso proprio vi farò un video direttamente con i prodotti utilizzati. Anzi, sto cercando di fare questa tipologia di video, ditemi se vi piace, dove vi faccio vedere, tipo faccio come adesso lo spacchettamento, vi faccio vedere i prodotti che ho acquistato e poi nei video successivi proprio provo i prodotti che ho acquistato. Quindi se vi piace ditemi qualcosa e saremo tutti contenti. Poi di Urban Decay ho preso finalmente quello che mi mancava, perché questo mi mancava, non lo trovo da nessuna parte, ed è Distortion. Distortion, non so se si legge. Ecco, Distortion, che è l'ombretto metallico di Urban Decay. Bellissimo, stupendo. Io ho i suoi fratellini che lo aspettavano tantissimo perché dicevano: perché non torna? Perché non torna? E infatti è tornato. Quando mi è arrivata l'email che era tornato, proprio in quel momento che dovevo fare l'ordine, è stata una manna dal cielo. E il colore è questo. Ve lo faccio vedere da vicino, questa splendezza. Guardate, Lizzy, arrivati gli occhi, Lizzy, guarda, guarda che c'è qua, guarda, guarda, bellissimo, non vedo l'ora di utilizzarlo. Questo ovviamente poi vi farò vedere tutti i prodotti in azione. Poi c'erano, ho preso, scusate, non c'erano, ho preso due, questo di chi è? Huda, Huda, ha vinto Huda in questa confezione comunque. Allora, ho due prodotti di Fenty Beauty che sono questi, e un prodotto di NARS e poi tutto il resto è Huda Beauty. Fermatemi. Allora, ho preso un cheek out, un blush di Fenty e ho preso il colore Cool Berry 09. Ve lo faccio vedere qua per essere precisa del nome e tutto. Ed è bellissimo, mettetevi un paio di occhiali perché ha un colore stupendo. L'ho preso in crema perché non credo di abbronzarmi e tutto, non mi interessa. Ma siccome ho le goccine, quelle di Collistar, vorrei indossarle per vedere se, diciamo, rimane questo tipo di abbronzatura. E poi mettere tipo dei blush in crema proprio per vedere se mi ci vedo direttamente. Questo è il packaging ed è bellissimo. E il prodotto è, vabbè, ha lo specchietto e questo è il prodotto. Aspettate qua. Ecco, questo è il prodotto. Sì. Questo è il Berry di mamma.
Allora, è bellissimo, molto molto bello, non lo swatcho perché ho le mani sporche, essendo in crema, ma lo vedrete in azione questo gioiellino, bello, molto molto bello. Se lo vedete sudato, ma qui fa un caldo atroce, l'eccettore, l'amico ventilatore, perché sennò io muoio, bellissimo, stupendo. Volevo prendere anche Terreco, però se non sono sicura, almeno questi qua i prodotti li utilizzo, il fondotinta lo misco con quello più scuro, con quello più chiaro e quindi lo posso utilizzare. A prendere una terra che non ho visto mai nemmeno dal vivo, sono molto insicura in questo. E poi ho preso lo spray per quanto riguarda ovviamente Fenty Beauty, ovviamente sono prodotti di Rihanna e questo si chiama What in Do, Div, Dev, Boov, Boop. Ed è questo, e che vi devo dire? Profumazione fantastica. Allora, ha una profumazione fresca, molto molto fresca, di frutta fresca. Lo spray è nebulizzante, quindi si scioglie direttamente, non vi lascia le gocce sul viso. E poi questo odore veramente dà una freschezza pazzesca e quindi veramente l'ho preso perché mi è piaciuto tantissimo, l'ho visto sempre sui video della Margare. Ed è bello. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere l'unico prodotto di Nars che ho preso, sempre per quanto riguarda Stefania e la sua fissazione. L'unica cosa che ho preso è stato questo, che è il bronzer di Nars. Mi piaceva tantissimo, mi piaceva sia il packaging che il prodotto e sinceramente un bronzing per me andava bene. Per quanto riguarda, come vi ho detto poco fa, per le terre ero molto restia nel comprarle perché non sono sicura se mi stiano bene oppure no. Questo comunque è Laguna, è il più famoso e quindi sinceramente sono andata nel sicuro nel prenderlo. Questo è il packaging, cioè ditemi voi se non è una cosa pazzesca. Questo è il packaging. Qui abbiamo lo specchietto e qui abbiamo Laguna. Vedete che non è un prodotto scuro, ma posso anche dire che. Allora, scusate, ma si era finita la memoria sulla fotocamera e quindi ho dovuto spegnere. Allora, vi stavo parlando del bronzer Laguna, è il bronzer più famoso e sinceramente, in base anche al colore, vedete, questo è il colore, posso anche trovarmi bene perché l'ho confrontato con quello di Too Faced che io ho, se non mi sbaglio, il pottino quello piccolino. Ed è ottimo perché si assomigliano tantissimo e quindi l'ho voluto prendere. Poi era nella confezione piccola, molto molto carina e quindi l'ho voluta prendere. Mi piace, devo essere sincera, mi piace tantissimo. Allora, andiamo avanti. Adesso andremo a parlare di prodotti di Huda Beauty. Allora, che sono questi? Allora, ho preso tre kit per quanto riguarda Huda Beauty. Questo l'avevo preso in precedenza, sinceramente, e questi invece l'ho presi quella volta, cioè la volta dell'ordine. Questo invece l'avevo preso prima in un ordine perché dovevo fare un ordine per una persona per un regalo e ho preso anche questo perché era in promozione ed è il Liquid Matte, sempre di Huda Beauty. Non so se tenerlo o metterlo in palio perché vorrei ringraziare tantissime persone e quindi vorrei mettere qualcosa di più particolare, quindi questo. Poi le altre due cose invece sono questi due e sono dei lip strobe. Adesso sapete che in tantissimi stanno uscendo con questi lip e quindi ve li faccio vedere e vi dico anche come sono. Allora, il primo che vi faccio vedere è Posh, che è questo. Questi ovviamente si mettono tipo al di sopra del rossetto. La confezione è così semplice come tutti i rossetti di lip gloss, quello che volete. L'applicatore è questo, spugnetta. E il colore è questo. Bellissimo!
Ed è questo, vedete? Allora, non è liquido, quindi aderisce bene sulle labbra e poi ha un effetto pazzesco. Spero che non dia fastidio per quanto riguarda se è una cosa molto appiccicosa. Spero di no. L'altro colore che vi faccio vedere è Ritz, che è questo. E questo è leggermente più ramato come colore al confronto, diciamo, di quello che è molto più dorato. E questi, specialmente in estate, sono una meraviglia, non c'è bisogno nemmeno che mettete il rossetto. Guardate che luce che emanano. Cioè, ditemi voi se non sono una meraviglia. Avrei voluto prendere tantissime altre cose, ma avendo fatto degli ordini in precedenza, non potevo perché avevo fatto anche ordine da altre parti. Poi, cosa ho preso? Ho preso tre dei rossetti di Huda Beauty, che sono questi. Ho preso tre di questi e ovviamente ho preso anche un balsamo labbra e poi mi hanno mandato i campioncini, questi qua. Allora, il balsamo labbra è Dirty Tiger, Tiger, non lo so come si legge. Questo ed è un colore stupendo, bellissimo. Che bello di caffè. Che bello di caffè. Allora, il packaging è fantastico, cioè questa in borsetta è la fine del mondo. Infatti io lo volevo prendere, però sinceramente tutti quei soldi per un balsamo labbra non li avrei spesi, però scontato sì. Ed è questo, il packaging, cioè il tappino, e poi questo è il prodotto, ovviamente non potevo non prenderlo. Di questo colore, ma dai! Ed è molto, ma molto bello. Questo ovviamente è un balsamo labbra, quindi non colora. Poi andiamo ai rossetti, che è la parte più succulenta. Ho preso tre di questi rossetti e ho preso Pool Party. Vi scriverò poi il nome, è inutile che fare avanti e indietro perché perdo solo tempo. Ho preso Pool Party, che ovviamente i bullet li sapete tutti. Oh, ci sta con questo trucco. Pool Party, che è questo. Molto bello. Questo è il colore. Stupendo come colore. Sono troppo, troppo bello. Poi ho preso Tirt Date, che è un colore strano per quanto mi riguarda, perché è un nude. Ma mi piaceva tantissimo, l'avevo visto swatchato, mi piaceva tanto e quindi ho voluto provare. Poi hanno una morbidezza, una scrivenza pazzesca ed è questo. È leggermente più nude, non è nude nude color carne, però è un po' più nude. E l'ultimo che vi faccio vedere è Wedding Day. Wedding è sposare, no? Ed è questo un altro, diciamo, nella parte dei nude. Infatti, questo è molto più marroncino. Ed è di quei marroncini che piace a Giulia Cova e quindi volevo prenderlo. Ed è questo. Questi sono tutti i rossetti che ho preso di Huda Beauty. Ovviamente questi vanno assieme a tutti gli altri perché già ne ho altri. Due e con tre andiamo a 5. Gli altri colori sinceramente non li vedo bene, quindi non so se prenderli oppure no. Comunque questi mi sono piaciuti tantissimo, sono molto molto belli e mi piacciono veramente tanto. Niente ragazze, questo è tutto per quanto riguarda il video, per quanto riguarda ovviamente Sephora. Ditemi cosa ne pensate, se volete un video dove utilizziamo questi prodotti, ovviamente non tutti i rossetti, proviamo una volta, proviamo i fondotinta, correttore, eccetera, eccetera, e poi piano piano proveremo tutti i prodotti. State attenti alla mia pagina Instagram perché in questi giorni credo
la prossima settimana farò dei concorsi per quanto riguarda dei giochi a premio e quindi state attenti perché potreste essere voi i vincitori o le vincitrici del giveaway che sto preparando. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!